Dino. Ti amo. Notte. Perché questa freddezza? È successo qualcosa? Oi, amore, rispondi. Vabbè, buonanotte. Buongiorno, piccola. Tutto ok? Sei sveglia? Stalker di... Sì. Si può sapere che hai... No, non voglio saperlo. Niente. Le risposte da... Ecco, te pareva? Posso sapere perché mi hai dato quella buonanotte così fredda? Cosa ti devo dire? Vedi il sole? Adesso, inquadra. Inquadra. Vedi il sole? Cioè, se c'è caldo, dimmelo tu. Cioè, no, adesso basta. Non ti freddo, cosa ti devo dare calda, che ti devo arrivare lì con l'asciugamanino caldo e te lo... No, mi dissocio. Posso sapere che... Ah, no. Senti, io davvero non ti capisco. Ieri sera è stata una bellissima serata. Non è possibile, poi ti riporto a casa e diventi ghiaccio. Sappi che non ho la minima intenzione di stare dietro ai tuoi sbalzi d'umore. Beh, se non ci arrivi da solo non è colpa mia. Puoi dirmi per una volta cos'hai senza che io mi riviva tutta la serata, un minuto, per riuscire a cogliere l'attimo in cui forse, tutto maiuscolo, ho fatto qualcosa. Forse ti ha fatto incazzare. No. Ciao. Io boh, quando fai così rimango senza parole. Quando avrai voglia di parlare mi ritrovi qui. Mentre aspetto che ti cambi faccio in tempo a tirare su una famiglia... Mi stai prendendo in giro? Mentre aspetto che ti cambi faccio in tempo a tirare su una famiglia con un'altra. Ma fai proprio schifo, sei un maiale, cosa devo dire? Sei bravo, no, sei un maiale. Vai pure, accomodi, anzi. Vai dalla cameriera con cui facevi tutto lo spiritoso di sera. Che ridere le battute che vi siete scambiate. Amore, ti ho già detto che la conosco che sta con una ragazza. Pensavo avessimo già chiarito queste cose. Vabbè, ma tanto non è quello il problema. Ma a quanto pare non ci arrivi. E allora qual è? Pensa al tempo che risparmieremo entrambi se tu mi dicessi subito le cose senza perdere il tuo tempo facendo messaggi nuovi. Puoi dirmi cos'hai, per favore? Ci sono rimasta malissimo. A me interessa, no, non me ne frega, quindi fatene via. È questo che penso di aver capito, ma per cosa? Non mi hai fatto il regalo di San Valentino? Cosa? Stai scherzando, vero? No. Pensa che tutte le mie amiche l'hanno ricevuto tranne io. Ma ti rendi conto che sei stata tu a chiedermi di non farti regali a San Valentino perché è una festa commerciale e i veri innamorati si amano ogni giorno? Cioè, è come la festa delle donne, con tante persone che dicono non voglio comprare che la festa delle donne perché la festa delle donne dovrebbe essere come il mondo. Ah, giusto. Un giorno. Ma non sei... Cioè, dici anche giusto, Allora, vorrei dire la mia opinione dopo questo pezzo della censura della faccia. Secondo me, regalare i fiori per la festa delle donne è come regalare agli ebrei qualcosa per la festa della liberazione. No, basta! È la mia opinione, rispettatela. Sì, ok. Però era comunque carino se mi facessi il regalo. E tu invece me l'hai fatto? Che c'entra? Io sono io la donna. Cioè tu mi devi fare da me. Cioè. Che maschilismo. Adesso ditemi. Cioè io sono la donna. Cosa me ne frega se tu sei la donna? Te l'ho chiesto? Guarda, Melissa è un nome da maschio, sì. Boh, io davvero non ti capisco, se uno mi dice non facciamoci regali significa che non ci facciamo regali, fine. Lei sta scrivendo, ma guarda, mandala a far bagno. E potevi almeno un gesto, ad esempio, una scatola di cioccolatini. Ma sei detto che non mangi cioccolato perché sei a dieta. Ti ho portato nella migliore ristorante della zona e ho ordinato solo un'insalata. Vabbè, allora potevi regalarmi un fiore. Ma sei detto che sei allergica ai fiori. Allora quella io una... No. Beh, allora un fiore finto andrà bene anche di pla... Vabbè, dopo arrivava lì, ho un fiore di plastica, non avevo un fiore vero. Voglio ti regalare un fidanzato nuovo, ma raffa. Oh, smetti di cercare di avere ragione perché hai torto, Marcio. Perché c'è anche il tosto fresco. Tu. Che è un cibo? Mamma. Ok. Sta scrivendo, Milfa. Hai sempre la scusa pronta per ogni cosa, ma ti arrampichi sugli specchi. Beh, è facile.
Fai così, pum! Ha sbagliato e basta. Tutte le mie amiche e i loro fidanzati si sono fatti recare a Vicenza. Ma sì, aspetta, dove? Non mette a fuoco. Mette a fuoco, maledetto infame! A Vicenza. Io e te siamo gli unici che non si sono regalati nulla. Beh, hai idea di quanto sia stato umiliante quando le mie amiche mi hanno chiesto: Meli, tu che regali hai ricevuto pensando all'entrena? E ho dovuto rispondere: niente. Cosa? Niente. Ehi. Tutti hanno avuto un regalo da postare nelle story, invece io nessuno, mi sono sentito umiliato. Aspetta, credo di non aver capito bene. Cioè, il problema per te è che non avevo un regalo da mettere nelle story per farlo vedere alle tue amiche. Cioè, se adesso dici di sì... Se dici di sì, inutile che lo dici così per farmi sembrare una pazza. Lo sai che noi ragazzi ci teniamo le storie con le foto dei ragazzi. Voi non potete far così. Cioè, tutto va bene, però dai! Giovanni, cosa l'altro si suicida? No, vabbè, ma no. Come si fanno i maschi? Vogliamo una foto delle ragazze? Cosa possiamo fare nelle storie? Beh, ho una cosa da dire. Per questo non sono colpa delle donne, ce l'ho soltanto con questa qui. Odio le donne! Perché sappiate, io le donne le rispetto, ma questa qui no. Ieri volevo postare un selfie in cui ci... In cui ci baciamo al ristorante, ma mi hai detto di no, perché era troppo intimo. Il regalo però sì. Senti, ma allora la prossima volta non mi chiedere perché me la sono presa, visto che poi non ti sta bene il motivo. Cioè, ma... Cicamala! Ma vergognati di come ti comporti. Cioè! Ma vergognati! Ma non me la puoi dire così. Cioè, beh... Cioè... Amio! Anzi, sai che ti dico? Da oggi sei single. Ciao! No! Mi hai chiesto tu di non farti il regalo. Ci ho fatto il 5% che due scatole. Vabbè, ora cerchi di pulirti la coscienza scaricando la colpa su di me. Ora ormai hai fatto la tua ferita. E nemmeno ti discuto. Ma dopo di oggi sei sicuro. Quindi non dovrai più preoccuparti di farmi lo stesso regalo. Vai, vai, attenzione. Ti chiedo io. Ma se quest'anno ti ho fatto almeno 5 regali, ti ho portato nei ristoranti più costosi che conosco. Ti prego, dimmi che è tutto uno scherzo. Nessuno scherzo, vergognati. Adesso basta, non scrivere più, per favore. Ciao. Beh, alla fine io il regalo dei ciavalletti l'ho ricevuto. Cioè? Finalmente mi sono liberato di te. Ti stimo.